Un'aula gremita ha accolto Luca Cordero di Montezemolo in occasione della prima uscita ufficiale della nuova associazione studentesca Italia Futura. Un discorso durato quasi un'ora in cui il presidente della Ferrari ha raccontato le sue esperienze di lavoro e di vita, a cui ha fatto seguito un breve accenno ai fatti politici odierni. Come può lo Stato aiutare le tante idee che ci sono in Italia e soprattutto come aiutare una generazione Erasmus di studenti che sta crescendo? Ma io intanto devo dire che sono stato entusiasta di questo incontro bello, numerosissimo, vivace e che mi ha dato una grande gioia. Per il resto è importante mettere a disposizione all'università insieme alle banche dei fondi in funzione di idee imprenditoriali e di start-up. È importante seguire la proposta Ichino per i precari e per i primi lavori, è importante anche andare a trovare un modo di selezione di studenti che rientrano in Italia dopo l'Erasmus, che abbiano particolari meriti e quindi di nuovo meritocrazia e valutazione, che tornano in Italia con un'esperienza importante perché abbiamo bisogno di avere più cultura internazionale. Italia Futura è una realtà in crescita. Italia Futura è una bella cosa, è la possibilità, invito tutti di giovani di partecipare, di dire la propria, di essere pronti a dare un contributo al futuro del paese, non solo attraverso lo studio ma anche attraverso l'impegno civile. Quindi spero che tanti giovani si iscrivano, come ce ne sono già tanti, io ci dedico attenzione e passione. Grazie. Grazie a voi. Un futuro che passa per la formazione dei giovani e delle opportunità che il mercato riserva loro. Tante le idee nate tra i banchi dell'università, ma quante avranno una lunga storia? La statistica dice che una percentuale di start-up, tutto sommato alta, quasi la metà, non ce la fa. Ma questo non è di per sé negativo, anche se sembra tanto. È negativo solamente se entriamo in un concetto in cui il tentare e non riuscire non funziona. Invece le esperienze che funzionano in Italia e all'estero ci insegnano che il fallimento inteso come ci ho provato, ce l'ho messa tutta, non è andata bene, sia tutto sommato uno degli elementi culturali più importanti dei luoghi del mondo dove l'imprenditorialità funziona.